pass. Go. Pass. Nein, nein, warum sind sie schon mit dem Sommer drin kaputt? Also der Philipp spielt das sein. Thank you.
get out though. Oh, we're on air. Yeah. Ich habe einen brutalen Schwindelanfall gehabt, da war ich 5 Tage im Spital, das hat ja so gemeint. Und selbst heute, dass ich ein Jahr nichts mehr sauf, gell? Na, heißt das Problem. Und jetzt bin ich, weil es geheißen hat, ich muss mich viel bewegen in der Natur, weil da ist das vestibulare Problem. Viel Bewegung und so weiter, und da bin ich in ein Loch hineingeknickt, jetzt an dem rechten Fuß. Ein Knochen nicht dem, was ich auf der linken zuerst gehabt habe. Aber so steht schon. Jetzt wohl. Na, ruf mal, sag ich das mal. Hä? Ruf mal, sag ich das mal. Ich brauch halt dein Angst, du lebst dich nicht auf. Ja, dann hoffen wir, dass ich dich brauche. Ja, in 4 Minuten komm ich um. So, starten wir.
Un carissimo buonasera da Piano Eppan, nella palestra Raiffeisen. Questa sera c'è la partita della Serie A Beretta ed è un derby molto sentito naturalmente, soprattutto qua in Alto Adige, tra l'Eppan e tra il Merano. Sarà sicuramente una partita molto molto importante, soprattutto anche per l'Eppan, in cerca di punti, anche perché, come abbiamo visto oggi, il Fondi ha vinto, per cui la classifica per l'Eppan sta diventando effettivamente un po' critica. La squadra ha bisogno di due punti e deve affrontare una squadra come il Merano, che ultimamente ha fatto vedere come sa giocare e ha fatto anche dei ottimi risultati. Le due squadre si presentano, allora, il Merano si presenta con Meletti, con Giacomet, Freund Alex, Brandner Max, Romei Tommaso, Nocelli Lorenzo, Visentin Luca, Christanel Hannes, Martelli Lorenzo, Stricker Andreas, Martelli Lorenzo come avevo detto prima, Brandon Leo, Martini Oliver, Freund Felix, Petricevic Bogdan, Durnwalder Aaron e Stricker Lucas, con in panchina l'allenatore Prantno Jürgen. Dall'altra parte abbiamo l'Eppan che si presenta con Philipp Treuerhofer, con Bernd Morandel, Hannes Lang, Alexander Semikov, Bidenhofer Alex, Modesta Starolis, Omar Santinelli, Dragan Sljepcevic, Andreas Spircher, Stefan Unterhauser, Jan-Niklas Oberauch, Simon Singer, Samuele Bortolot, Christian Raffl, Mattias Sepp e Starcevic Ratzko. Speriamo in una bella partita, speriamo in una partita senza grandi problemi, speriamo in un arbitraggio buono e speriamo soprattutto di divertirci. An alle Südtiroler Zuschauer, vor allem der Fanclub in Meran und die Fans aus Brixen und Bozen, die jetzt zuschauen, einen schönen Abend und hoffentlich ein tolles Spiel für alle. Le squadre adesso si salutano come sempre prima della partita e tra un attimo inizierà questa lotta. All'andata si imposero i giocatori del Merano a Merano e oggi sicuramente l'Eppan cercherà di fare il migliore, il meglio e di portare in casa questi due punti che servono assolutamente per andare su in classifica, altrimenti il problema di rientrare e di essere presi della zona retrocessione sarà molto ma molto grande, anche perché poi le partite restanti sono molto molto difficili e abbiamo visto che soprattutto le squadre che prima di Natale erano effettivamente a fondo classifica pian pianino hanno recuperato i punti e si sono avvicinati al centro classifica. Bene, detto questo, le squadre sono adesso già in campo e vediamo che i primi sei dell'Eppan sono Raffl in porta, poi abbiamo Oberauch Jan-Niklas, Widenhofer in difesa, poi abbiamo Modesta Starolis, Starcevic, Sljepcevic e Simon Singer all'ala sinistra. Dall'altra parte abbiamo Stricker Lucas, poi abbiamo Martini Oliver, Petricevic, i due Prantner ai rispettivi ale destre e terzini destri, e dalla parte sinistra all'ala sinistra abbiamo Freund Alex e in porta abbiamo il portiere del Merano che si è fatto vedere ultimamente ed è molto in forma, Lorenzo Nocelli. Bene, tutto è pronto, speriamo in una bella partita vibrante, sarà una partita molto veloce come conosco il Merano e speriamo per l'Eppan che riescano a lavorare bene in difesa e che riescano ad avere anche la pazienza. La squadra è sotto pressione e sicuramente
si vede già adesso all'inizio. Speriamo in tutti una bella partita, a tutti voi una buona partita e andiamo. Vediamo che Leppan gioca una 6-0 momentaneamente con un fallo che adesso ha preso Petricevic, poteva anche essere uno sfondamento, comunque l'arbitraggio è stato del diverso parere. Come dicevo, abbiamo Starcevic e Starolis rispettivamente ai terzi in difesa e ai secondi. Ecco, bella parata per Leppan da parte di Raff, il controattacco di Starcevic, cambio direzione, Seminkov, Starcevic di nuovo al terzino e fallo su Starcevic. Petricevic ha fatto il fallo, comunque niente di grave, la palla è nella mano dei ragazzi di Eppan, di Apiano, in colore classico, colore giallo-blu. Invece il Merano si presenta con la classica maglietta nera. Anche il Merano in difesa 6-0 con Petricevic e con Oliver Martini rispettivamente ai terzi. È un tiro fantastico che però il portiere del Merano ha parato relativamente facilmente. Sappiamo che è un portiere molto tattico, contrattacco veloce con Christian, con Petricevic che adesso calma tutto. Sappiamo che il Merano è una squadra che vuole fare gol entro pochi secondi, significa che poi se non riescono devono anche loro organizzarsi meglio e diventa più difficile per loro. Comunque la squadra è una squadra tecnicamente molto preparata, ben messa in campo e sta tutto alla voglia di difendere della Piano a soccombere a questi attacchi dei meranesi. Altra parata, è già la seconda di Christian Raffl in forma sbagliante contro la sua ex squadra, controattacco con Starcevic, la palla viaggia abbastanza velocemente. E viene chiamato lo schema da parte di Starcevic, vediamo come si evolve la situazione. Un tratto a secondo pivot e un tiro di Starolis che porta Leppan sul 2-0, contrattacco dei neri meranesi con Petricevic che adesso però ha trovato lo spazio adeguato per sfondare la rete difesa da Raffl. È stato un tiro dai 10 metri e sul palo corto che solitamente dovrebbe essere del portiere, però se la difesa non si muove il portiere naturalmente non ha la sicurezza di parare la palla. Entrata secondo pivot di nuovo, palla Seminkov, che però ferma tutto invece di passare la palla. Niente di fatto per Leppan, si riprende di nuovo. Ed è stato un errore tecnico per invasione nei 6 metri da parte del pivot, contrattacco veloce come il Merano lo vuole fare e altra paratona di Christian con un contrattacco e qua c'era un fallo che l'arbitro però noi non ha visto, niente di fatto. Comunque non ci devono essere proteste, bisogna pensare a giocare. Ho sbagliato prima a dire che il risultato era sul 2-0, invece è sull'1 pari. Comunque la partita fino adesso è abbastanza vibrante.
e questo è stato uno sfondamento, anche questo abbastanza dubbio. Comunque gli arbitri hanno deciso di dare lo sfondamento all'Eppan. C'è un time out, anzi un time out, c'è, ah, bisogna mettere a posto il campo in quanto si è spostato qualcosina, niente, ok, a posto, un posto molto molto pericoloso quello. Bene, ripresa della partita dopo 5 minuti e 25, siamo sull'1 pari. Palla persa dell'Eppan e contrattacco di Oliver Martini e gol, e questo è il classico del Merano. Il classico del Merano, la palla e contrattacco veloce senza perdere troppe energie, e questo è una qualità che il Merano ha fatto vedere in questo campionato, ed è una squadra molto preparata fisicamente pure, anche se tutti i ragazzi sono giovani. Vediamo adesso l'Eppan con questa bordata di Starolis, che purtroppo per l'Eppan va solamente sul palo. Niente di fatto, con Semikov di nuovo adesso al centro, vediamo cosa gli viene in mente a fare. Comunque un cambio di posto, palla di nuovo lunga, è un bel tiro e abbiamo visto di Starolis che porta il sul 2 pari, contro-attacco enormemente veloce, ma l'Eppan ha la voglia di difendere e ha voglia di far vedere che ultimamente è entrato in campo non con la testa a posto, ma questa sera vedo un Eppan, un altro Eppan, sperando per loro di portare fino alla fine questa motivazione. Insomma, una giornata del genere con un raffle in questa forma diventerà un problema per l'Eppan, anche perché raffle, essendo meranese ed avendo giocato l'anno scorso a Merano, conosce perfettamente i giocatori avversari, anche se il Merano ha cambiato parecchi pedine, ma si sa che in queste partite gli ex sono specialmente motivati. Un bellissimo passaggio al pivot e un gran gol, e se lo merita, in questo caso veramente se lo merita, sia il giocatore che gli ha fatto il passaggio, in questo caso Semikov, e soprattutto la gran scelta di tempo da parte di Dragan al pivot. 3-2 per l'Eppan. Fallo tecnico e palla per l'Eppan, è stato un blocco irregolare da parte di Oliver. Adesso ci ha provato Semikov, però Martelli non si è fatto fregare, controattacco con Petricevic e gol, anche perché ha vinto l'uno contro uno contro il suo diretto avversario. E come ho detto, questi sono i gol del Merano, e su questo l'Eppan deve stare molto molto attento, perché questi gol veloci, come ho detto prima, sono molto ma molto difficilmente controllabili,
perché bisogna rientrare subito, bisogna avere subito la voglia di difendere e bisogna avere soprattutto la posizione ideale individuale di difesa, altrimenti si rischiano di prendere i gol dell'uno contro uno. Anche questo poteva essere uno sfondamento, per me era sfondamento, per l'arbitro no, comunque bene per Lepan, gol per Singer che questa sera gioca l'ala destra, stranamente, anche perché lui solitamente può anche giocare dall'ala, cioè gioca l'ala sinistra, solitamente gioca l'ala destra, ma essendo un giocatore che riesce a giocare sia con la mano sinistra che destra, può dare una grande mano sulla posizione dell'ala sinistra, anche perché questa sera manca ed è solo in panchina Troyer Hofer perché non sta tanto bene. Sarà già questa la quinta parata di Raffl e sono 5 palloni che sono andati a finire nella mano dell'Eppan che si porta al 5-3 ed è per me una bella sorpresa questa sera vedere un Eppan che, avendoli visti nelle ultime 3 o 4 partite, sono effettivamente cambiati, soprattutto dal punto di vista della motivazione e soprattutto dal punto di vista della consapevolezza dei propri mezzi. Speriamo in bene per l'Eppan. Adesso abbiamo Stricker che viene da dietro, passaggio sbagliato al pivot, comunque palla ad Eppan, pallone a Freund e anche lui si fa fregare un po' da Christian che è uscito e gli ha fatto fare un tiro alto che però poi si è stampato sul palo, anzi sulla traversa, e niente di fatto per il Merano che adesso all'inizio, dopo 11 minuti, ha dei grossi problemi in attacco. Paratona del portiere del Merano, ottima la parata e attenzione a questo. E qua hanno sbagliato in difesa Lepan, perché come ho detto prima e come conosciamo questi attacchi portati da Petricevic e compagnia bella, in una velocità del genere portano dei grandi problemi alla difesa. Nel frattempo è entrato Santinelli e ha preso il posto di Starolis. Santinelli è un giocatore centrale che smette la palla e che sfortuna per il portiere del Merano, perché la palla era già parata. Comunque io da ex portiere conosco queste situazioni, possono succedere, basta un attimino, basta un piccolo momento sbagliato e la palla entra. E qua è stato dormito in una maniera incredibile da parte della difesa dell'Eppan. Petricevic non si fa pregare due volte e ha visto che il blocco centrale non ha lavorato in maniera adeguata e ha fatto un tiro pazzesco sul palo lungo, sull'incrocio, veramente un ottimo gol. Santinelli, viene su Oberau e un altro gol un po' fortunoso, però chi non rischia non rosica. Se non sbaglio, chi non rischia non rosica. Tiro, palo e contatto al portiere che purtroppo ha avuto la sfortuna di non riuscire a parare la palla. 7-5 dopo un quasi quarto d'ora. Vediamo adesso come il Merano si organizza in attacco contro questa 6-0. Qua ci stanno non i 2 minuti ma il cartellino giallo, ci può stare.
notare fino adesso l'arbitraggio, a parte due sfondamenti un po' per me un po' strani, comunque ha fatto un ottimo lavoro. Luca Stricker è stato murato, palla non si sa bene, palla comunque a Leppan con Santinelli che prende palla e si fa parare questo tiro da Lorenzo, anche perché aveva il braccio molto basso. Avendo il braccio basso, Lorenzo naturalmente, essendo tattico e molto preparato, ha parato la palla. Al contrattacco c'è un po' di melina, c'è un po' di casino tra dei giocatori. Comunque i due minuti su Singer sono stati dati per un fallo su Leo Prantner, e quello che capisco io, c'è anche il rigore che solitamente va a battere Lucas. È un giocatore molto forte nel tiro, molto veloce nei suoi atteggiamenti, e sarà adesso una bella lotta tra due ex compagni che si conoscono a memoria, e vediamo come va a finire. Sono curioso. E Lucas, con la sua freddezza, e tutti conosciamo la sua freddezza, ha fatto un bel gol. Intanto il portiere esce, entra Lang Hannes, e Leppan gioca con l'empty goal, praticamente con la porta libera. È un po' un rischio, comunque al giorno d'oggi abbiamo visto che porta abbastanza dei vantaggi. In questo caso no, perché Seminkov ha fatto un tiro abbastanza telefonato, e adesso Leppan si ritrova a giocare in 5 in difesa, e questo è un problema, perché al giorno d'oggi prendere due minuti è pericoloso, perché le squadre sono preparate a questo, e in questo caso abbiamo visto che con un piccolo cambio di direzione un giocatore come Lucas va a fare gol. Ma ha fatto gol perché la squadra dell'Eppan in difesa non ha chiuso i varchi. In questo caso, essendo solamente in 5, la squadra deve muoversi ma molto di più, e non solo a pensare allo sbaglio del tiratore. Fallo su Santinelli, siamo di nuovo 6 contro 6 perché i due minuti sono passati. Lang Hannes rimane all'ala sinistra con Santinelli, che adesso è nuovo qua, tutti dicono con Oberauch all'ala destra. E qua Leppan ha avuto sfortuna, perché prima Lorenzo ha fatto una bella parata, e poi ha sbagliato il tiro Oberauch Jan Niklas, che solitamente in questi casi non sbaglia. Comunque aveva anche davanti a sé un portiere come Nocelli, no, insomma non è che non è nessuno, e niente, comunque bella partita. 7 pari dopo 17 minuti, la partita è molto lunga, è normale, siamo a un quarto della partita. Vediamo adesso il Merano con Petricevic, vediamo come lavora Leppan in difesa. Fino adesso bene, ma la partita e l'attacco continua, vediamo come lavora adesso. E qua ci poteva stare anche lo sfondamento, ma l'arbitro non gli ha dato. Comunque rimangono sempre su questa linea gli arbitri. Niente, facciamo un piccolo break di un minuto
per il time out. Ecco, tutto riprende adesso, visto che l'allenatore del Merano Jürgen ha messo in campo Stricker Andy, che ha alzato notevolmente i centimetri in difesa, è enorme, anche per magari soccombere ai tiri da fuori, per cui Leppan in questo caso deve far andare la palla molto velocemente, e purtroppo ha sbagliato e ha perso pallone. E questo Leppan non può permettersi, assolutamente non può permettersi, perché meno male che ci mettono adesso la pezza, però Leppan deve giocare come all'inizio della partita, giocando con più calma in attacco e cercando di non perdere palloni. Perdere palloni contro il Merano significa rischiare un gol di velocità. E qua ci stanno i due minuti, ci stanno benissimo, perché Semenkov non si è mosso in difesa, e mi sa che è Leo, sì, Leo, no, Max è entrato, cercato lo spazio, lo ha trovato, anche perché Semenkov non si è mosso. Sono due minuti, rigore e discussioni che non portano niente, perché la regola parla chiaro. Comunque vediamo che di nuovo c'è questa lotta tra Lucas e tra Christian. E anche questa volta questo duello va a Lucas, che ha fatto più o meno l'identico tiro di prima, e adesso vediamo sul risultato del 9-7 dopo 20 minuti come Leppan reagirà di nuovo. Ripeto, deve ritrovare il modo di giocare come ha fatto all'inizio di partita, con palloni veloci, con giocatori larghi in campo e con tiri da fuori e senza problemi tecnici. E questo qua, questo Nocelli, lo vuol far vedere che non è più scarso dell'altra parte di Raffl, che però adesso non ha preso gol contro un Freund che ha sbagliato già la seconda volta. Vabbè, bene per Leppan, male per il Merano. La partita rimane sul 9-7 e il Merano si ritrova con un giocatore in più per questi due minuti di Semenkov, e sarà molto difficile giocare adesso, tanto sono due pivot, sfondamento,
fondamento, il giocatore è se il portiere rientra, pallone veloce, entrata veloce e difesa in area, da parte dell'Eppan. E questo significa che se la palla viaggia così velocemente la difesa ha dei grossi problemi, però se la difesa si muovesse di più i giocatori avversari in attacco hanno dei grossi problemi. Sempre la solita storia, la palla a mano, c'è spazio e la palla deve andare velocemente per cercare gli spazi. Comunque, Bortolot, 2 metri. E Lucas questa volta ha sbagliato, voleva fare un tiro sopra la testa, però lì sopra la testa non c'è spazio, perché un portiere di 2 metri, sopra di lui si trova la traversa. Doveva tirare basso, però ha deciso di fare così, sbagliando. Nel momento è entrato in campo, ha cambiato, adesso c'è, penso che sia Romei in difesa, altro bel gol adesso dell'Eppan, che si porta sul 9-8, con attacco abbastanza veloce, con Petricevic che sbaglia, l'arbitro però ha visto un fallo, dà il fallo, la palla di nuovo ai neri e cartellino giallo. Cartellino giallo all'allenatore dell'Eppan per proteste. L'Eppan deve stare calmo, l'Eppan deve giocare in attacco con più calma. E in difesa si deve muovere molto, ma molto di più. Se riescono a fare questo, possono anche vincere questa partita. E la devono vincere per la classifica e per il morale. E un tiro come ha fatto Nocelli. Un tiro in doppio poggio da 9 metri dove nessuno esce un attimino e nessuno chiude gli spazi. Fanno bene al Merano, ma molto male all'Eppan. Il Nocelli ha fatto vedere che bel tiro che ha. Qua era anche fallo di piede che non è stato visto, controattacco veloce e adesso vediamo che succede, perché gli arbitri devono parlarsi, non si sa bene cosa è successo. Per me è stato un pallone perso da parte del Merano. Ah, mamma mia, altra protesta da parte dell'allenatore dell'Eppan, che si prende i bei 2 minuti e sono già 3 volte 2 minuti. E quello che ho capito io, altri 2 minuti ad un giocatore dell'Eppan per proteste. Significa che l'Eppan, avendo recuperato palla e poi discutendo con l'arbitro, ha perso prima un giocatore per proteste da parte dell'allenatore e un altro giocatore per proteste. Sono già 5 e 2 minuti. Eppan deve giocare per la mano, non deve protestare. Anche perché dopo 10 minuti, dopo
25 minuti, bisogna capire il modo di fischiare degli arbitri. Strano. È naturale che adesso il Merano si è gasato perché ha visto che l'Epan è molto sotto pressione e si difendono molto bene, si muovono momentaneamente molto bene e vediamo come l'Epan adesso si organizza in attacco. Questi sono tiri che Nocelli li prende giù come le ciliegie dall'albero. Dall'albero. L'Epan si ritrova con 5 in campo adesso. Avevo sbagliato prima. Ha preso solamente una esclusione per 2 minuti. Però comunque 5 in difesa. E questa volta Leo fa un tiro schiacciato e fa un ottimo gol e porta il Merano in vantaggio per 3 punti, 11 a 8, 6-0 del Merano. Vediamo se l'Epan gioca con dei cambi posto. Ah, si è svegliato Semenkov, ha fatto un ottimo gol giocando uno contro uno, speriamo che riesca a tornare in difesa e di aiutare i compagni in difesa. Sì, ce l'ha fatta. E adesso e questo è sfondamento, qua ha lavorato molto molto bene Dragan. E così bisogna giocare, muoversi in difesa, cercare i falli tecnici, prendere palla e fare gol in un attimo. Così bisogna giocare a pallamano. Intanto ci sono delle discussioni per queste esclusioni di prima. Il Merano e i dirigenti del Merano sono convinti che l'arbitro ha sbagliato. Anch'io avevo a un certo punto dei dubbi di questi 2 minuti, comunque niente di fatto. E nel frattempo un altro meranese ha fatto un gol portando di nuovo a più 2 il Merano. Starcevic per il giallo-blu al centro, Semenkov. Deve giocare con più calma l'Epan, deve aspettare un attimino di più, deve far lavorare di più la difesa del Merano. Adesso c'è Leo lì davanti che cerca di... E qua ci sono i 2 minuti che... Vabbè, sono 2 minuti che l'arbitro ha visto e per quello che ho capito io, perché il signor Romei ha tirato la maglietta a Dragan Slepcevic. Non tirate le magliette. Vediamo come l'Epan adesso in sovrannumero riesce a cercare gli spazi per fare un gol. Gli spazi ci sono, vediamo, palla veloce. Anche così si può fare gol, basta solo un attimino pensarci, basta solo sfruttare gli spazi e la cosa è fatta. Adesso l'allenatore dice long spiel, significa giocare a lungo
però vediamo fino a quanto l'arbitro lo lascia fare, perché c'è di mezzo anche il... No, adesso c'è il time out, pubblicità. La partita riprende, vediamo che naturalmente Pratner-Jürgen ha tirato fuori il suo portiere giocando con un giocatore in più in campo. Vediamo che Lepan fa una specie di 6-0 e cerca di chiudere gli spazi, passivo per il Merano. Vediamo quanti passaggi l'arbitro lascia. Adesso sicuramente Petricic a andare a fare, e qua c'è l'invasione. Comunque ci saranno ancora al massimo due passaggi, qua adesso bisogna stare attentissimi, ed invece non è stato fatto così. Poteva e doveva solamente tirare Petricevic, chi altrimenti che Petricevic poteva risolvere questo problema? Se c'erano solamente ancora uno o due passaggi da fare, mamma mia. Tra il secondo pivot, ma una bordata di Starcic che prende l'incrocio dei pali. Mancano 20 secondi e questi saranno i 20 secondi dove il Merano sicuramente avrà la sua idea. Esce il pivot, 7 secondi, Nocelli entra. 3 secondi, 2 secondi, partita ferma. E adesso saremmo di nuovo lì come dove eravamo prima. C'è un tiratore e Lucas, ci sono due tiratori. Va, niente. Petricevic ha tirato. Dragan è uscito, l'ha toccato un attimino, comunque niente di particolare, succede. E ci sentiamo tra un 10 minuti abbondanti sul risultato del fermo sul 13 a 12 per il Merano. Ci sentiamo dopo.
a bite. Woo! Give me a bite. Woo! Thank you.
Siamo di nuovo tornati in campo, scusate il mio piccolo ritardo. Risultato sempre fermo sul 13-12 per il Merano, con in attacco il Merano in questo caso. Vediamo adesso un'ottima parata di nuovo di Christian su un tiro di Lucas, contrattacco però abbastanza veloce. Comunque Oberauch che sbaglia la porta e si è fatto influenzare troppo dalla posizione del portiere del Merano. Contrattacco e niente. E si è fatto influenzare troppo dalla posizione del portiere del Merano. Contrattacco e niente. E si è fatto influenzare troppo dalla posizione del portiere del Merano. Contrattacco e niente. Palla al Merano. Speriamo in un bel secondo tempo. Come abbiamo visto, il primo tempo è stata una partita molto equilibrata da parte di tutte le due le squadre. E Lepan si è presentato con una grande voglia e con una grande grinta. E ha sbagliato forse qualche pallone in troppo e deve rifarsi adesso nel secondo tempo, altrimenti sarà molto difficile. Altra paratona e come l'inizio della partita. Qua la palla deve andare velocemente, altrimenti il Merano è già lì. E altra parata, però è stato un fallo. Allora la velocità di rientro da parte del Merano è pazzesca, pazzesca. E chiudono subito tutte le posizioni in difesa, sono molto ma molto organizzati e Lepan si ritrova adesso dovendo fare un attacco organizzato che naturalmente è difficile. Anche perché errori tecnici come questo caso portano a questi gol facili del Merano. Di nuovo 6-0 da parte del Merano. Entrata secondo pivot, palla Starolis che fa un ottimo, ma veramente un ottimo cambio direzione e fa gol. Contrattacco veloce. E qua rischia i due minuti. Comunque ha accentuato un po' anche Max, ha accentuato un po' il fallo e niente di fatto, si continua. Pallamano, uno sport anche di contatto. Max, e qua sono 7 metri e 2 minuti e non si discute. Qua davanti a commentare, secondo me sono già i quinti e i sesti due minuti. Porta al rigore che Lucas adesso è uscito, è entrato Oberauch al terzino destro e Singer si è spostato alla destra con un'ala a sinistra. Di prima è così. Petricevic, contrattacco veloce, palla a Prantner. Muoversi
muoversi molto di più in difesa, molto più in difesa, perché il Merano è anche molto preparato su queste combinazioni con il pivot e ha i tiratori da fuori. Vediamo che succede. Lepan si ritrova con quattro giocatori in campo, Come decide di fare il tiro Lucas. In questo caso ha imparato da prima, ha fatto un tiro schiacciato e per un portiere di 2 metri un tiro schiacciati sono la morte. Entra Lang Hannes alla sinistra per Epan, un altro ex del Mano con una notevole età, però con un'esperienza pluriannuale, quasi secolare. Bello questo passaggio, comunque contrattacco come i dannati, e questo fino adesso è stato il più bel gol della partita, con un passaggio schiacciato di Max a suo fratello Leo, che ha aperto uno spazio enorme all'ala destra. Gioca bene il Merano in attacco, deve giocare meglio Lepan, però la partita per Lepan è ancora lunga, per cui non è ancora ora detto chi uscirà da vincente da questo derby.
Vediamo come adesso Starulis al centro con Starcevic al terzino sinistro. E Freund è un grandissimo difensore. E qua sbaglia Lepan. L'arbitro ferma tutto perché è stato un contatto. Penso che il difensore abbia preso la pallonata in faccia. Qua Starcevic poteva anche entrare, fare la finta di tiro e poi entrare, ma ha optato per il tiro da fuori. Purtroppo per il Merano Max ha preso una legnata in faccia, sperando per lui che non sia niente di particolare. L'arbitro lo fa uscire e non si sa bene come la situazione cambia. Strano perché non è sanguinante, sta in piedi, potrebbe giocare, ma l'arbitro l'ha fatto uscire. Boh, io non ci capisco più niente, ma niente, palla al Merano con Uccelli al terzino destro, con Lucas che ha la palla, Petricevic e Lepan in 6-0. Vediamo se riescono a muoversi bene in difesa adesso, vediamo. No, non riescono a muoversi. Questo è un fallo da 9 metri, non c'è discussione. E Raffl chiede all'allenatore qualche cambiamento in difesa perché non si sente sicuro nella sua parte destra, e ha anche ragione. Intanto sono 4 le lunghezze e comincia a diventare un po' difficoltosa, perché 4 punti sono 4 punti. Anche perché Lepan si ritrova di nuovo sotto passivo. E questi non sono tiri da professionisti. Questo invece sì. Questi sì. Adesso Lepan chiede il time out, noi andiamo in pubblicità, ci sentiamo tra poco.
fischio dell'arbitro si prende per i tifosi dell'Epan. La partita si mette un po' sui binari mica tanto simpatici, anche perché adesso il Merano con 5 punti di distacco può giocare in una maniera più tranquilla. Bello il tiro comunque di Starolis. Sono questi i tol. Ha cambiato la difesa l'allenatore dell'Epan, mettendo lì davanti Jan Niklas, che cercherà di far andare la palla più lentamente al Merano, ma sappiamo che il Merano ha dei giocatori che riescono a trovare gli spazi liberi. Comunque l'allenatore deve dare il suo approccio alla squadra, perché la posta in palio per l'Epan è molto molto grande, molto. Qua è andata bene per l'Epan, controattacco, vediamo se la palla riesce a dare con velocità. Altro sbaglio di Seminkov, che fa una partita bruttissima, sbaglia in difesa, sbaglia nei passaggi e momentaneamente non può dare una mano, deve cambiare completamente atteggiamento, altrimenti per l'Epan sarà non solo dura, sarà durissima. Chiama lo schema Lucas, entra Leo, fallo, ok, il commissario campo si intromette anche lui, chiede chi è il commissario. E richiama il dirigente a calmare i 5 tifosi dell'Epan che possono entrare a guardare la partita, di non dire niente. Vabbè, forse sarà una regola del Covid di chiudere la bocca completamente, però se sentiamo quanto parlano i giocatori in campo, allora io ho i miei dubbi. Palla persa del Merano, Starcevic, controattacco con Starolis, palla Starcevic, Niklas, tutto fermo, si cambia, entra Santinelli, esce Starcevic, viene chiamato lo schema da parte dell'allenatore, entrata secondo pivot, Starolis viene al centro, il Merano chiude bene, questo è uno sfondamento, contrattacco come sempre bruciante. E adesso in questi ultimi 15 minuti l'Epan, se vuole vincere la partita, deve sgobbare come dei pazzi, con la voglia di difendere, la voglia di vincere contro questa squadra giovane e la voglia di prendere palloni come ha fatto in questo caso. È in attacco, deve fare dei tiri da fuori, ma non come questo. E diventa sempre più difficile la partita per l'Epan. Controattacco, palla veloce. Sfondamento che io non ho visto bene per l'Epan. Bisogna essere molto precisi in questo momento.
vabbè. 4 punti a 14 minuti dalla fine. Sono recuperabili. Ma non con questi tiri. Bisogna fare muovere la difesa del Merano. Bisogna cercare di attaccare verso le ali. Bisogna creare degli spazi da fuori. Questi tiri telefonati non servono a niente. La palla deve andare velocemente. Qua va bene, qua molto bene. Ecco, questa è la palla a mano. Uno per l'altro, un giocatore per l'altro. E solamente così puoi giocare. Tanto Semenkov chiede un attimino di intervallo. Momentaneamente non ce la fa più. Vediamo chi poi prende la sua posizione. Sempre ancora Jan Niklas lì davanti con Ocelli che ha palla. Max. Lucas. Ai ai ai, attenzione al fallo. Bella paratona, contrattacco. Doveva essere un contrattacco, ma poi non è stato fatto per il cambio giocatori. E qua hanno sbagliato di nuovo, palla persa. Errore tecnico da parte anche del Merano. È una partita un po' confusa adesso. E questa potrebbe essere la possibilità per Lepan di andare a fare il gol, di mettersi almeno a meno 2 e di rientrare in partita. Non perdere palloni e prendere gol in contropiede, perché poi a meno 4 tutto diventa di nuovo più difficile. Questo è molto importante, questo attacco, moltissimo. Male per Lepan. Questi sono 2 minuti, in questo caso Starolis ha sbagliato completamente la posizione in difesa, è rimasto frontale davanti a Max. Max ha fatto un cambio direzione, è entrato, 2 minuti e sono già 7, penso, 7 o 8, non lo so. E non è rigore. Ah, non è rigore. Scusate, non è rigore. Comunque Lepan adesso si ritrova con 5 giocatori in campo a 12 minuti dalla fine, con il risultato fermo al 20-17 per il Merano. Adesso Lepan deve, come sempre ho detto, muoversi. Avrebbe dovuto muoversi. Christian se la prende alla grande con i suoi compagni, perché ha voglia di vincere questa partita e perché sa che Lepan i mezzi ce li avrebbe, ma i mezzi da solo non bastano. Bisogna avere cuore e grinta e consapevolezza e non fare un altro sbaglio tecnico. Qua Lepan ha avuto fortuna, passaggio, e qua ha sbagliato l'arbitro. Comunque anche l'arbitro può sbagliare. Bene, se non riesce a tirar da fuori deve fare i passaggi al pivot. Ma non è questo, è la difesa il problema per Lepan. E meno male che c'è il santo Christian. E Lepan si può rimettere in partita, perché 3 gol non sono poi così tanti.
però deve cercare di andare a fare il gol adesso per andare a due gol, perché due gol significa rientrare in partita. Qua ci potevano stare due minuti ma non li ha dati. Comunque la palla viaggia troppo lentamente per questa difesa del Merano. Passivo. Palla persa. E controattacco brutale. E qua Lepan ha avuto la fortuna di non prendere due minuti, però per discussioni, per la discussione, Santinelli ha dovuto uscire. Qua Santinelli ha sbagliato, ma in queste partite dove la posta in palio è così alta può succedere anche questo. Può, ma non deve. E adesso l'allenatore ha preso il cartellino rosso e il cartellino blu e deve andare in tribuna. Mi dispiace tanto per Milan, che già prima della partita era molto molto sotto pressione, però le discussioni con questi due compagni vestiti in rosso gli hanno fatto male. Adesso Lepan si ritrova con quattro giocatori in campo e il vice allenatore, in questo caso Brent Kisigi, deve prendere in mano la squadra e cercare di far fronte a tutto. Vediamo se la squadra riesce a reagire adesso, perché se non reagisce adesso è persa. Intanto un ottimo gol di Leo. E Prentke ha preso in mano la squadra. Adesso tutto dipende dalla voglia e tutto dipende dalla grinta della Piano, ma anche dalla testa, perché non è una distanza enorme. Quattro gol. Però con tiro sbagliato si complica tutto. Il Merano può giocare tranquillamente in attacco con Petricevic. Quattro giocatori in difesa. E di nuovo Christian dà la mano alla squadra, che comunque deve reagire adesso, reagire e non aver paura di questi. Bene per il Merano, loro fanno la loro bella partita, fanno una partita controllata, entrano negli spazi, sono veloci sui piedi, sulle gambe e
perché bisognerebbe cambiare la difesa, lo sta facendo adesso, qualcosa bisogna rischiare a questo punto, chi non rischia non rosica. Città, ci sentiamo tra dopo. Fine, si riprende con la partita. Merano in attacco con 4 gol di vantaggio. Oberauch che cerca di Chiaro e 2 minuti non è stato dato, comunque controattacco del Merano come sempre con i Prantner velocissimi, con un portiere che chiude di nuovo. Hannes Lang all'ala. Empty goal. È stato molto forte, per cui palla persa e altro gol in controattacco. I classici gol del Merano, lavorano molto bene. Bel tiro di Starolis, però
all'Epa mancherà il tempo per riprendere questa partita, perché mancano solamente 3 minuti, 5 gol sono troppi. Palla fuori, comunque sempre ancora sotto passivo, ancora due o tre passaggi massimamente, andrà Petricevic al tirare o adesso Nocelli ad entrare, no. Ci siamo, la partita è finita, possiamo chiudere baracca e burattini, l'Epan ci ha provato, ha fatto. E ci sentiamo tra poco. Ultimo minuto, Merano con la palla e con due punti nel sacco, l'Epan purtroppo. È stata una partita giocata in casa e prendi fuori casa è molto ma molto più difficile che prenderli in casa. È finito.
questo, mancanza di disciplina e anche in mancanza di movimento in difesa. Questo per